Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del mondo di Beastard. Come vedete, siamo sempre qua sotto, non so dove, ragazzi, nelle profondità di Minecraft. E leggendo appunto i vostri commenti, mi avete detto: Beastard, torna in superficie, molla giù tutto, perché come vedete siamo quasi completamente pieni. Ho tantissimo pietrisco che posso abbandonare in giro per la strada. Ma io, ragazzi, come ben sapete, siamo a livello 11. E nel livello 11 ci sono i diamanti. E quindi non voglio assolutamente farmi scappare questa occasione. E difatti avevo spaccato un po' tutto quanto qui. E guardate laggiù cosa c'è. Siete pronti? Non so se lo vedete, ma laggiù ci sono altri diamanti. Cioè, è veramente una cosa fantastica. E quindi ho detto: no, fermi tutti. Devo assolutamente registrare e andiamo a scavare assieme. Magari ne trovo molti, molti di più. Oh là. Altra pietra rossa, tanto per cambiare, la posso ancora prendere? Sì, vai. Facciamo miliardi e miliardi di circuiti. Scrivetemi subito nei commenti cosa volete che costruisca con la pietra rossa, perché ne ho veramente a tonnellate. Quindi sotto, ragazzi, con i commenti, con la fantasia, dobbiamo costruire un circuito immenso di non so cosa. E quindi dobbiamo utilizzare tutta questa pietra rossa. Allora, per andare dai diamanti che erano dall'altra parte, devo scavare qua giù. Allora, facciamo un po' così. Olè, eccoli là i diamanti, eccoli là. Allora, io volendo, posso metterci anche la terra? Sì. Perfetto. Ops. Perfetto. Così, potevo già utilizzarla prima questa tecnica, ragazzi. Ecco fatto. Quanta che ce n'è. Ok, allora mettiamo giù. Una, due, tre. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Ah no, solamente uno ce n'è. Pensavo che ce n'erano molti e molti di più. Qui intanto prendiamo tutta questa pietra rossa che può sempre servire. Perfetto. Allora, buttiamo via. Ah no, niente, perché i diamanti ce li ho già. Bello, bello, così mi piace. Però facciamo così. Fantastico, altri diamanti sotto. Un altro, sì. Favoloso, ragazzi. Fantastic. Ok, fatto così. Qua sotto, dove cavolo. Tutto altro blocco chiuso qua. Fantastico. Qui anche è chiuso. Aspettate, prima di prendere i diamanti. Sì, ok, là non c'è più niente. Ok, andiamo a prendere tutti questi big diamond qui. Solamente, no, solamente due purtroppo, ragazzi. Questo turno qui ci è andata un po' male. Qui c'è l'acqua, quindi blocchiamola. Ci è andata alquanto male in questo giro. Ok, un diamante e due diamanti. Peccato. Vabbè, prima ne avevamo trovati sette, quindi vabbè, non lamentiamoci troppo. Uff, altra pietra rossa, signori. Vai così. Anche qui sarebbe da testare un po' e spaccare un po' tutto qua attorno. Siamo sempre a livello 11. O adesso magari no. Siamo sempre nello stesso livello perché eravamo lì. Sì, sempre 11. Ed è pieno zeppo di lava, quindi qua ci devono essere miliardi di diamanti. O almeno spero, mi auguro, ragazzi. Voglio un attimo andare un pochettino così a scavare per vedere se abbiamo ancora un po' di fortuna. Mi sembra che ho sentito degli zombie, eh. Allora, dietro non li abbiamo. Ok, la ghiaia, maledetta ghiaia. Yeah! Fermi, Silverfish! Maledetti. Ma qui c'è. Ah no, qua è normale. Maledetti Silverfish. Eccoci qui. Che cavolo. Cos'è sta roba verde? Fermi tutti. Che cavolo è? La selce. Ma ho trovato la selce così in mezzo. Da quando in qua? Va bene, meglio. Oro, ragazzi, oro. Dove cavolo si andrà da questa parte?
Vediamo un po' se qui casca giù tutto. Qua è tutta sta cosa qui, tutta sabbia. Olè. Lì c'è un passaggio, ragazzi. Dobbiamo assolutamente andare a vedere. Ah, cavolo, qui è vero, c'era tutta la lava. Vabbè, facciamo così. Non riesco a beccarla da sotto. Maledetta ghiaia. Questa qui, ragazzi, è una trappola mortale. Hop. Olè. Lì ho messo già le torce. E quindi vuol dire che ci siamo già passati di qua. Allora, però, dove cavolo siamo, ragazzi? Eravamo dove eravamo prima? Boh. Vabbè, un po' di ferro lo prendo. Ma dove cavolo siamo arrivati? Qui il ferro per i picconi ci sta tutto. Io volevo continuare qua sotto a scavare al livello 11. Vai, continuiamo da questa. E difatti, ragazzi, eccoci qua, un altro bellissimo diamante. Fermi tutti. Eccoci qua, questo lo spacchiamo. Ok, eccolo qui. Perfetto, quanti diamanti anche qui, ragazzi. Vai, ole! Ole! Perché cavolo non ho scavato prima in questa zona qui? È dove avevamo trovato il diamante prima. Ed erano tutti qua vicini. Allora, facciamo così. E andiamo a prenderci anche questi diamanti. Guarda quanti! Allora, 2, 3. Cioè, ne abbiamo presi 5. 3 più 2, 5, ragazzi. Ne avevamo 7, no, 16 adesso. Ma quanti cavolo ne stiamo trovando in questa zona? Questa zona qui, ragazzi, è quella lì di diamanti. Perché qui avevo trovato quei due. O dove cavolo è che li avevo trovati? Qua li avevo trovati. O non mi ricordo più. E qui ne abbiamo trovati altri 5 qua sopra. Qua non ce n'è altri, è vero. Peccato, peccato, ragazzi. Vai, proviamo. Io continuo a scavare qui, ragazzi. Io veramente. Andiamo, voglio uscire da queste miniere con 50 diamanti. Ed eccomi qui. Allora, come vedete, ho scavato un pochettino più che altro. E qui abbiamo trovato un altro bellissimo smeraldo. Ho lasciato, diciamo, tutte le scoperte intatte, così le andiamo a prendere assieme. Qua sempre un po' di carbone, ragazzi, che serve sempre. Cioè, guardate pietra rossa che c'è. Qui dobbiamo ancora andare a vedere, di scoprire se c'è qualcosa di interessante. Qui c'era un altro bellissimo smeraldo. Qui, altra pietra rossa. Fantastica. Ok. Vabbè, con tutta questa pietra rossa non so cosa me ne farò, ragazzi, ma prendiamola tutta quanta. E poi avevo trovato un altro smeraldo. Dove cavolo era? Eccolo qua. Fantastico. Un altro smeraldo qui, ragazzi. Cioè, tre altri smeraldi veramente fantastici qui. Poi qui, ok, altro ferro. Che anche il ferro, ragazzi, ne abbiamo a tonnellate, guardate, 29. Più tutto quello che avevo su in superficie, cioè veramente. Ne abbiamo utilizzato veramente tantissimo. E quindi io adesso direi di andare ad esplorare questa zona qui. Allora, andiamo esattamente in questo punto e dirigiamoci qua sopra alla esplorazione anche qui. Olè, lapislazzuli. Olè. Vai, che con questo qui ci coloriamo tutto quanto. Bellissimi lapislazzuli e sento anche dell'acqua. Ma dove cavolo? Oh! Dove cavolo è tutto sto bordello? Ma dove cavolo? No, da qua non arrivo. Arrivano da qua dietro per caso? Vediamo se arrivano dritti da questa parte. Magari abbiamo trovato un dungeon gigantesco, ragazzi. No, Silverfish! Maledetti!
Un altro silverfish. Ok. Adesso, cioè, quando ci impiego veramente tanto a spaccare il muro come questo, è pieno di silverfish qua. Questa zona qui, ragazzi, è oro. Dove cavolo? Olè, smeraldi. Vai, andiamo da questa parte. Eccoli qua, ragazzi. Un dungeon. Sì. Fantastico. Fantastico, ragazzi. Un cavolo di dungeon gigantesco. Aspettate che mi avvicino ancora un po'. Ciao, ragazzi. Spettacolare. No, lì c'è una chest. Devo assolutamente vedere cosa c'è nella chest. Siete pronti? Vai. È enorme. È enorme sto cavolo. No, spadaccino, fermati lì. No, 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 no. Non ci siamo proprio per nulla. Copriamoci. Siete pronti? Vai. C'è niente, c'è solo una pagnotta, un disco musicale che magari potrebbe servirmi. Niente da fare qui. Una targhetta, polvere da sparo. Vabbè, questo disco musicale che mi manca, questo va bene. Sì, oddio. Una patata, mi ha droppato anche una patata lo zombie. Quindi ragazzi, io direi che finisco qua l'episodio per oggi, dentro a questo dungeon fantastico, e sarete voi a scrivermi nei commenti. Io chiaramente mi prenderò le coordinate di questo dungeon e vediamo dove sono di distanza, diciamo, dalla mia città, dal mio villaggio. Abbiamo finora trovato 3 dungeon, 4 dungeon, ragazzi, cioè veramente una cosa fighissima. Chiaramente prenderò tutta questa pietra muschiosa, che magari mi può servire per qualche altra mia costruzione. Quindi scrivetemi cosa volete che faccia, se salgo su in superficie oppure se continuo dentro la grotta che c'era al di là, dove l'ho coperta, ecco qui alle mie spalle. Scrivetemi tutto quello che volete, lasciate tantissimi pollicioni su, arriviamo a 7000, 10000 like. Passate nella pagina Facebook, iscrivetevi al canale. Qua da Beastard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.